Buongiorno a tutti dal Nerd Show di Bologna, qui c'è un casino della Madonna, siamo qua con Arcade Italia. Ciao, allora che cosa avete portato al Nerd Show di Bologna quest'anno? Allora buongiorno a tutti, mi chiamo Dennis, sono il presidente dell'associazione Arcade Italia. Abbiamo portato insieme ad altri nostri partner dei cabinati originali anni 80 e multischeda per far conoscere al nostro pubblico come funzionavano alla nostra età le vecchie e compiante sale giochi, ecco. Abbiamo portato appunto dei cabinati dedicati a dei multigame per accontentare un po' i gusti di tutti, ecco. Il mondo del retro gaming è tornato alla ribalta, ci sono molte console mini, c'è il Super NES mini, il Mega Drive mini. Riguardo l'affluenza, ci sono bambini, ci sono grandi oppure sono tutte le età? Esattamente così, cioè abbiamo visto una cosa bellissima, abbiamo visto più generazioni giocare fra di loro, i papà che spiegavano, diventavano bambini e i bambini che sopportavano i capricci dei papà, perché quando vedi gli occhi illuminarsi dei quarantenni che sembra di essere tornati ai tempi d'oro, è bellissimo, è un po' questa la nostra mission insieme appunto a tutto il nostro staff. Quando vediamo le sfide epiche dei papà fra di loro è la nostra soddisfazione. Dove vi possono trovare online? Noi dal 2005 abbiamo un forum che è il forum più grande che c'è in Italia, con oltre 12.000 iscritti attualmente. Il sito internet è www.arcadeitalia.net, che è l'unico sito dal quale poi si parte con il portale, ci sono tutti gli eventi, ci sono dove trovarci, le prossime iniziative che facciamo e, perché no, tutta una serie di informazioni importantissime che hanno contribuito al mondo arcade, anche casalingo, e hanno portato comunque, dato la possibilità a tanta gente di portare a casa anche le vecchie sale giochi di una volta, insomma, ecco. Grazie mille. 4Gamers supporta Arcade Italia. Ciao!